Benissimo, pochissimo tempo a disposizione. Questo è il video dei favoriti del mese di ottobre. Prendo la mia borsina dell'IKEA per buttarci dentro man mano tutto quello di cui vi parlo e che vi faccio vedere. E parto subito. Nel mese di ottobre ho finito il badger caffettoso, uno dei miei badger preferiti di sempre. Questo è Ciccione e rimane in assoluto il mio favorito, favorito, favorito per le labbra. Qualunque altra cosa, soprattutto le cose non badger, sono tremende, tremendamente inefficaci. Questo è veramente, veramente, veramente l'unico. Ho fatto tanti video io sui badger, su tanti prodotti badger. Andateveli a guardare, è una buona idea farlo. Chiaramente, se siete interessati ai prodotti badger. Poi nel mese di ottobre ho finito l'olio di jojoba. Che cosa ci facevo? Me lo spalmavo in faccia, una goccina quasi come un siero una volta alla settimana, ma soprattutto lo usavo per i capelli, qualche volta lo usavo per l'intero corpo. Ho già pronto il badger olio di jojoba, stavo per dire, la mia testa è dominata dalla badger. Ho già pronto il nuovo olio di jojoba, tutto dentro la borsina di corsa nel mese di ottobre. Che fatica ricordarsi di che mese sto parlando. Nel mese di ottobre ho finito il badger dopo sole. Il badger dopo sole è in questo momento completamente vuoto, è stato finito da me. Come l'ho finito? L'ho finito semplicemente perché lo usavo da tanto tempo, ve l'ho detto tante volte, per metterlo qui sotto, perché è rinfrescante, perché gli oli essenziali che ci sono carini e quindi rinfrescano, fanno proprio un effetto tensore e rinfrescante, scusate. Pur essendo questa qui dentro c'era una pastella molto molto unta, chiaramente. Infatti questo era un pappone, un ticcio di quelli che piacciono tantissimo a me. Qui dentro che cosa c'è, tra l'altro? C'è olio extravergine di oliva al primo posto, poi c'è cera d'api al secondo posto, olio di jojoba al terzo posto, burro di cacao al quarto posto, burro di karité al quinto posto e poi una miscela di oli essenziali. Questo rende questo affare con il viso bagnato, per esempio, da qualche goccia di gel di aloe vera, che a proposito nel mese di ottobre io ho finito, ho di là la boccetta nuova già, ma non l'ho portata di qua perché mi devo dimenticare di qualcosa, no? Con il viso inumidito da una goccina di gel di aloe vera o anche da una goccina di acqua o anche da tante goccine di acqua appena uscita dalla doccia, si prende una ditatina di doposole della Badgers e della Badger. Senza S, e se lo si spalma in giro per tutta la faccia, questo fa praticamente da sostanza per la faccia. Non posso dire crema, non posso dire pomatozza, non posso dire idratante. Fa da sostanza iper, super, mega protettiva e secondo me molto, molto positiva per tutta la faccia. Ed è per questo che nel mese di ottobre io sto a farino, l'ho finito e ho già quello nuovo bello sigillato. Pronto per essere utilizzato. Poi, mentre questo non mi era ancora arrivato, mentre il ricambio non mi era ancora arrivato, ho ordinato tutte queste cose ovviamente sul sito di Eccoverde, che è l'unico in Europa, stavo per dire trasmettitore delle cose badger. Sì, traghettatore in Europa, l'unico traghettatore in Europa delle cose badger. Mentre questo non mi era ancora arrivato, però questo era già finito, allora che cosa ho fatto? Ho pensato: adesso sono un'intelligentona e pesco da qui dentro il tension soother. Il tension soother, il calmante delle tensioni, l'ammorbidente per le tensioni emotive, è un altro badger. Allora, per qualche giorno ho usato questo, ho pescato qui dentro, bagnandomi la faccia sempre appena uscita dalla doccia oppure con un pochino, con qualche goccia di gel di aloe vera, e poi ho pescato da qui dentro e me lo sono spalmato in faccia. Ciò purtroppo non ha funzionato. Poi sono andata a leggere allora l'INCI, l'avevo letto anche prima, pensavo funzionasse. Un esperimento, no? Qui dentro c'è olio extravergine di oliva, di nuovo cera d'api, di nuovo i primi due ingredienti sono identici, e poi però c'è una miscela di oli essenziali, quindi mancano da qui dentro l'olio di jojoba, il burro di karité e il burro di cacao, perciò questo è molto 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 più blando.
di quanto possa essere questo, non può essere usato sistematicamente su tutta la faccia. Invece un altro che può essere usato sistematicamente su tutta la faccia è provato e riprovato, è il Night Night Balm, il balsamino. Io ce l'ho nella scatolina piccina per conciliare il sonno e anche quello ha un inci piuttosto piacevole. Oppure i cosi grandi, i moisturizer grandi nella scatolona grande, sempre Badger, ovviamente sto parlando di Badger. Poi mi sono lavato il corpo nel mese di ottobre con questo, con il body wash della Kadee Amla e Neroli. Questo l'ho usato anche dentro l'acqua del bagno, quei giorni in cui non mi sono fatta la doccia, ma invece mi sono fatta il bagno, trac trac, ho versato questo qui dentro. Me ne piace molto l'odore, che è un odore molto insolito, a qualcuno potrebbe sembrare officinale, medicinale, erbaceo, ayurvedico, che ne so, tutte le cose che sento tutte le volte che vedo che qualcuno si è imbarcato nell'esperienza di provare i prodotti Kadee. A me, per me è un odore che mi piace molto, un odore che mi piace veramente molto, non lo so di che cosa odora, odora boh, di un po' di pianta forse, probabilmente. Ma no, ha per me un odore comunque molto piacevole. Non secca la pelle nella maniera più assoluta, l'odore è piacevole, fa una schiumina molto blanda, quasi inesistente, lava bene, si sciacqua altrettanto bene. Ecco, forse quello che posso dire è che ci vuole un pochino, bisogna insistere un pochino per sciacquarlo veramente completamente bene, però si sciacqua chiaramente, non sto dicendo, non vi fate in testa il trip, non vi fate in testa la fantasia che questo adesso sia un prodotto che è difficile sciacquare e poi per i prossimi 4 mesi risento questa cosa in tutti i video in cui si parla del body wash della Kadee. Non è così, si sciacqua perfettamente, ma siccome sto per parlarvi anche di questo e siccome questo invece si sciacqua così, basta una goccia d'acqua e svum, se n'è andato e lascio la pelle completamente, completamente, completamente sciacquata e scricchiolante come se fosse un piatto pulito e sgrassato. Ecco, per questo ho detto le cose che ho detto nei confronti del body wash della Kadee. E quindi passiamo a questo. Nel mese di ottobre ho finito anche il mini, la mini size, la mini confezione, la travel size del Dr. Bronner's Peppermint Naturseife. C'è scritto qui, perché qui questa è la versione tedesca, cioè questa parte è scritta in tedesco, tutto il resto è scritto in inglese per qualche motivo che vabbè, deve essere così evidentemente. Con questo ormai mi sono abituata ad usarlo un po' dappertutto, tuttavia, e quindi mi ci lavo anche il corpo e ho fatto un video in proposito in cui ne parlo diffusamente, non so se questo video andrà in onda, verrà pubblicato da me prima o dopo questo video da dentro il quale vi sto parlando. Si sta facendo notte, mi devo sbrigare in una maniera sbrigantissima, come dire. Che stavo dicendo? Stavo dicendo, questo mi piace tantissimo perché è nella mini size, quindi me lo posso portare da tutte le parti. L'odore, il peppermint è carino, tuttavia in questo periodo, dopo aver finito questo, ho già di là il ricambio di questo, sempre in mini size. Però non l'ho ancora cominciato perché in questo periodo sto usando quello all'eucalipto e quello all'eucalipto per il mio personale gusto è particolarmente carino. Certo, però questo è il peppermint è un caposaldo dei nasi di tutti quanti, è un caposaldo del gusto, degli olfatti di tutta l'umanità e quindi sicuramente, sicuramente preferite questo, lasciate in pace il povero eucalipto. E nel mese che ci ho fatto con questo? Ci ho lavato le mutande come al solito, ci ho lavato un po' la casa, però mi ci sono lavata anche il corpo, anche la faccia. Però bisogna stare veramente attenti: basta una goccia, più di una goccia potrebbe essere altissimamente deleterio.
Poi nel mese di ottobre ho usato a più riprese, perché qui nei negozi di cosmetici naturali c'è stato il boom della serie alla malva della Veleda e quindi davano gratis bustine come questa a tutti. Mi dispiace che la Veleda non abbia fatto le provine in bustina anche della crema per il viso, perché la crema per il viso, perché qui c'è la crema per il corpo e la crema per il viso. Senza profumo, parfum fry, c'è scritto qui, ma mi sa che c'è anche una versione con profumo. Non so, non sono molto pratica della Veleda. La Veleda spesso contiene troppo alcol per i miei gusti. I prodotti Veleda contengono troppo alcol per i miei gusti. È una questione di ovviamente gusto personale, soggettivissima, percezione manchevole purtroppo a volte nei confronti dei prodotti. Quindi è colpa mia, sono io comunque molto colpevole di non apprezzare a sufficienza i prodotti della Veleda. Dicevo, nel mese di ottobre mi è capitato di provare a più riprese bustine su bustine, ma bustine, bustine proprio su bustine di questa crema per il corpo. Non è male, non fosse per il fatto che essendo parfum fry, ossia senza profumo, ha tuttavia un suo odore ed è un odore un pochino stomachevole, odore che tuttavia è un odore strano, un odore veramente strano, che non è un odore di niente, è un odore di ingredienti cosmetici mescolati insieme. Comunque scompare immediatamente, scompare in fase ancora di applicazione, e per il resto questa sarebbe una crema leggera per tutto il corpo, ma veramente, 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 veramente carina. Questa serie alla malva era uscita già un po' di anni fa, ma non aveva la crema per la faccetta. Adesso è uscita di nuovo ed è stata integrata con la crema per la faccetta. La linea alla malva della Veleda è originariamente una linea creata per i bambini, come c'è scritto qui, Baby Derm. Nell'inci ci sono ingredienti che sono abbastanza graziosi. Al secondo posto c'è l'olio di cocco, tra l'altro. Io non sono d'accordo con questa cosa di mettere l'olio di cocco un po' nelle creme molto delicate, probabilmente per dargli un effetto di crema leggera. Ora non lo so, io non sono espertona nella composizione di creme, però io non sono d'accordo nello schiaffare l'olio di cocco nelle creme per i bambini appena nati, perché l'olio di cocco molto molto raramente si trova in una qualità accettabile per gli adulti, figuriamoci per i bambini. Nel mese di ottobre ho finito anche questo, ho finito il peeling soft. Ora è passato tantissimo tempo da quando l'ho finito, non l'ho ancora ricomprato, per il semplice fatto che siccome sto viaggiando molto e praticamente durante la settimana io a casa non ci sono mai, e certe volte non ci sono neanche il sabato e la domenica, e questo lo facevo solo, il peeling soft io lo usavo soltanto una volta a settimana dentro il bagno, dentro la vasca da bagno, e allora non l'ho ancora ricomprato, vorrei naturalmente ricomprarlo, però per il momento non è che ne abbia sentito tantissimo la mancanza, ma questo non significa che ciò non sia un mio favorito in assoluto di sempre. Questo è in realtà uno dei prodotti di più antica data che io uso da quando uso prodotti Eco Bio. Ha un odore di idrolato di rosa molto classico per la Martina Gebhardt. A me piace da tanto tempo, mi piace tantissimo, è molto 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 estremamente oleoso. Ed è questa la caratteristica che mi piace di più di questo peeling soft. I granulini non peelingano assolutamente niente. Se voi volete veramente uno scrabbone per la faccia e uno scorticamento della faccia o un liberamento dei pori ostruiti ad opera dei granulini, no, questo peeling non fa per voi. Capite bene quello che sto dicendo? Questo peeling non fa per voi se andate cercando granuloni scrabbanti e soprattutto se avete una faccia mista, una pelle oleosa, una pelle che si lucida facilmente, insomma, se avete tutti questi tipi di pelle, questo non va bene, oleosissimo. Il discorso sarebbe naturalmente più ampio, più dettagliato, però a volte bisogna parlare con il linguaggio che si usa su YouTube, se no non si viene capiti, si viene fraintesi e si sta lì a chiacchierare 50.000 ore del nulla. Siccome qui sta facendo palesemente notte e siccome non ci si vede più, non riuscite più a vedere la mia faccia,
faccia, io concludo questo video qui, vi saluto, tanti saluti, arrivederci, ci siamo visti anche in questo video, sto prendendo il mio quadernino blu perché voglio vedere se mi sono dimenticata qualcosa, finito Badger Caffettoso, finito Badger Dopo Sole, l'ho detto, cominciato Badger Tension Soother e non ha funzionato, l'ho detto, Cadì Body Wash Amla Neroli anche per il bagno, l'ho detto, finito olio di jojoba, l'ho detto, olio d'oliva naturalmente, nel mese di ottobre con il corpo completamente bagnato, uscito dalla doccia o dal bagno, mi sono cosparsa di olio d'oliva come avevo fatto anche nei mesi precedenti e ciò mi è piaciuto tantissimo. Attenzione all'olio d'oliva però, perché se non è un olio d'oliva buono, uno se ne accorge soprattutto quando usa l'olio d'oliva come siero per la faccia, nel senso che la faccia brucia e fa buboni sotto pelle. È facile, uno se ne accorge immediatamente. E ciò succede con praticamente il 99% degli oli d'oliva, non importa che cosa ci sia scritto sopra, che si compro al supermercato. Esperimento fatto tante volte. Poi, che altro, meno male che sto guardando il quadernino, così mi sono ricordata di parlare velocemente dell'olio d'oliva. L'olio d'oliva ovviamente funziona anche benissimo, fantasticamente per i capelli, è molto molto più ricco dell'olio di jojoba e funziona naturalmente invece che con il corpo bagnato dall'acqua, con il corpo bagnato dal gel di aloe vera. Poi, che altro c'è scritto qua sopra? Veleda Weisse Malve, la linea alla malva, ve ne ho parlato. Finito peeling Soft di Martina Gebhardt, ve ne ho parlato, finito Dr. Bronner Peppermint, ma è cominciato Eucalipto. Perfetto, vi ho detto tutto, questo si può richiudere, io me ne posso andare, magari posso rimettere anche il segnalibro, il segnablocchetto dove è giusto che stia e non fuori posto, ossia alla pagina adesso dei favoriti di novembre già cominciati. I favoriti di ottobre finalmente sono finiti, io me ne posso andare. Tanti saluti, arrivederci, ciao!